Signore e signori, bentornati su The Crew 2. Oggi andiamo a fare il Live Extreme Series, episodio 5. Il quinto e l'ultimo, credo, di questo Live Extreme, di questo The Crew 2, di questa nuova modalità che è il Live Extreme, che a mio parere non è per niente male. Probabilmente perderemo, andremo subito col Koenigsegg a Gera. Madonna. Quanto è cattiva. Avete notato quanto è cattiva? Ah, Siamo a nord di New questo York va a 20 per la quinta frame. gara della Qua sta Live andando a 20 Extreme frame. Series e vi aspetta una sorpresa fuori di Secondo me testa. farò molta Stiamo per fatica nelle affrontare un barche. territorio familiare in un modo completamente nuovo. E anche nelle hypercar avrò un po' paura, secondo me. Farò un po' di difficoltà, perché non mi sono allenato tanto e loro sono comunque difficoltà comunque qua abbastanza alta, secondo me. Live Extreme Series. Traverso. Io ho la macchina più veloce, eh. Non si può ben vedere. Live, riprese estreme per condizioni estreme, è orgogliosa di presentare una delle nostre corse più divertenti. Ma non è solo divertente, è anche estrema come le nostre riprese. Oggi più che mai, per raggiungere il traguardo, Cioè, c'è una bisogna essere prima tra che è i migliori. infinita. La buona notizia è che il meglio è proprio ciò che vi aspetta oggi. Molto bene. Cerchiamo di stare il più possibile nella strada e di tirare il più possibile. 918 Spider. Voglio sbilanciarmi. Anche se al momento è lontano, vi dico che quello che Aia. state guardando è il nostro prossimo campione. La tirata. Mannaggia la tirata. Qua non possiamo recuperare. Ci è capitato pure il terreno peggiore per la nostra Koenigsegg. Quanto il bagnato non è il suo forte. Prendo troppa potenza e un controllo di trazione pari a quello di una panda. Coppia mostruosa. Cavalli esuberanti da paura. Strada stretta. No, io ragazzi la tiro. Fatto, Stanno per come attraversare il ponte coperto. Le auto più moderne del mondo incontrano la storia. vedete. Allora. Questo è ciò che io chiamo un vero spettacolo. Allora, io lo sto chiamando una cagata, lì potevo recuperare se fosse asciutto, ragazzi, se fosse asciutto. Ma piano piano, la gara è ancora lunga, ricordatevi che la gara è ancora lunga. Ho fatto la cagata, l'ho fatta. Non è vero? È andata bene? È andata abbastanza bene. Mi servirebbe un mega rettilineo, allora lì potrei veramente recuperare il mondo. Perché devo guardare strada, velocità, curve, frenata, cioè ce n'è di roba da guardare. Vedete? Rettilineo così è troppo facile. Butti giù, leva di più, molto di più. Non è vero? Quanto terrai? 300, zio? Opla. Poco. Mi tiene poco. Finalmente una strada adatta alla mia Koenigsegg. Quella Pagani che zona vedo su. in lontananza è la grande mela? Permesso. Beh, a questa velocità i nostri piloti potranno morderla in un attimo. Ragazzi, Koenigsegg da GR non ce n'è il rettilineo, eh. Meno male che si può bloccare perché devo regolarvi. Così magari riuscite a vedermi un po' meglio, credo. Si vola! Iniziamo a fare sul serio. Questi qua sono pazzi. Anche qua ho un po' di margine, poca roba, veramente poca. La cosa, parte più divertente secondo me di queste gare qua, perché sono molto divertenti da fare, oltre il cambio continuo di vetture, anzi di veicoli più che di vetture, è che il percorso è completamente nuovo, non lo conosci, non puoi farlo sì più Questo è volte, migliorare il qualcosa che tempo, non ma vedrete molto parte bella spesso. vincerlo al Una brucio. corsa di monoposto nel cuore di New York e senza traffico. Mi vero sì. Un po' troppo, forse esagerato. Non dobbiamo neanche esagerare con lei, perché lei si offende poi magari, eh. Fa un po' la preziosa. Siamo a metà gara, eh. Ci stiamo comportando abbastanza. Guardo, l'ho detto.
appena l'ho detto, pom! L'ho tirata. Pom, l'ho tirata di attenzione. Supra. Sto guidando un Supra? Sì, un Supra. Twin Turbo. Tommy si Supra? Lui? Sì, lui? Grande. Vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale Twitch che trovate in descrizione dal lunedì venerdì alle 4, tutti i giorni in live. E dal lunedì questo, che vabbè, per voi è già passato probabilmente, tutti i giorni dalle 9:30 alle 11 più o meno live su Fortnite, se riusciamo a farla in coppia. Piano, per amor di Dio. Piano, piano. Ma veramente, vogliamo veramente esagerare. Ok. La mia paura più grande, sapete cosa sono? Sono le barche. Perché le barche veramente non le sopporto. Non riesco a... Barche aeree, più gli aerei delle barche, secondo me. Non lo so, sono quelle due cose belle all'implementazione del gioco, ma le trovo veramente... Mi piacciono. Che devo dire? Poi ho visto che a molti sono girano, impazziti con questa cosa. Drifting? Così è diventata una gara di drift? Abbiamo un po' di margine, devo dire, sono molto contento. Dentro il parco, sei tu? Vedo che avete poco interesse per Spider-Man. Era abbastanza facile da intuire, in quanto il mio è un canale che si occupa principalmente di guida. Però ad esempio Metro, Last Light è venuto benissimo. Se si tuffa. Ci aspetta un finale al Cardio Palma. Già queste schifezze. Ed eccolo, al primo posto e con stile. Mamma mia ragazzi. Attenti ai capogiri, perché la prossima sezione a Central Park è piena zeppa di curve e tutte molto strette. Che ragazzi. Luogo magnifico per una gara di jet sprint. Magnifico. Beh, devo dire che come manovrabilità o l'hanno migliorato in questi pochi giorni in cui io non ho giocato, perché mi sembra ottima la cosa, eh. Mi sembra più che ottimo, guardate che roba. Per niente male, eh. Ragazzi, io poi amo questa visuale da morire, ve lo assicuro. Ho tutto un po' da sbloccare. Godetevi il panorama, però, che... perché i piloti non possono. Ah, ottimo, vero, voi godetevi il panorama, poi mi raccontate com'è, eh? Attenzione! Un piccolo errore? Ma comunque ce la stiamo cavando egregiamente. Guardiamo il tutto nelle rette linee, così cerchiamo di dare tutto e per tutto per poter veramente distanziare di brutto in caso di un piccolo errore. Almeno abbiamo una minima copertura. Manca il 3%. Ottimo. Dai. Io spero che abbiano migliorato anche per i piloti. È il momento di darci dentro. La manovrabilità dell'aereo. Abbiamo vinto Level Extreme 5, signori. Vincitori. Grandi. Rieccoci da New York, la città che non dorme. Vi invito a scrivere sotto in commenti quali altre serie potrei fare in turistica e che cosa potrei fare sulle più volte test drive. Grazie per aver seguito la quinta puntata della Live Extreme Series. Ci vediamo per il gran finale della stagione. Grande, numero uno assoluto. In posto. Quindi mi dà tantissimi follower, qualche soldino, non tanto devo dire, non tanto, però vedo che adesso possiamo potenziarlo e avendo un jet skin potenziato potremmo fare quelle gare lì, eh? Potremmo. Ah no, me lo dà in questo? Ah, bene, inutile, ma va bene. 2,98, 2,93. Boh ragazzi, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qui, spero che vi sia piaciuto, vi vediamo al prossimo video, tutti a tappa.